Finisce 1-1 a Rigamonti tra la squadra di Inzaghi e Lucarelli, con il Brescia che può sfruttare le incursioni di Agnello, autore del gol su disattenzione della Ternana, e con la Ternana che non riesce ad andare in rete nonostante i numerosi assalti guidati dall'ex di giornata Alfredo Donnarumma, vero mattatore soprattutto nel secondo tempo, dove è riuscito anche a impegnare Joronen in una conclusione veramente insidiosa e a colpire il palo su un'azione che sembrava ormai finita. È una Ternana che prosegue il proprio percorso di ritorno alla vittoria. Non è sicuramente il migliore dei risultati per come si era messa la partita, con gli Umbri che erano riusciti a gestire molto bene nella propria metà campo, con una buona qualità di palleggio, una gestione che non ha lasciato tanti spazi per il Brescia, che si è dovuto affidare a molte ripartenze con attaccanti non proprio mobili, soprattutto con l'ingresso di Baic. La coppia Baic-Palacio non ha dato quella garanzia. È una Ternana che fa affidamento sul proprio difensore statuario Fredrik Sørensen, autore del gol, ma soprattutto un difensore che oggi non ha fatto passare assolutamente nulla, e con dietro un certo Jannarilli che si è superato quando il Brescia andava dalle sue parti con le incursioni delle mezzali più che con i propri attaccanti, perché Morea ha sbagliato tanto nonostante ha fatto un grande lavoro per la squadra. Secondo me non è stata la migliore prestazione dell'ex Empoli. La difesa del Brescia regge ed è ormai una costante, ma servirebbe più spinta da parte dei terzini, costante che è quella di Joronen, un portiere affidabile, secondo me, in futuro forse pronto per il grande salto, non in Serie A, ma per un altro campionato come può essere la Serie B inglese, perché è un portiere di personalità che oggi si è fatto sentire in più occasioni. Poi con pochi spettatori è molto più facile sentire le voci del campo. In ogni caso, ritornando alla partita, troviamo un Brescia che, nonostante il pareggio, può stare tranquillo perché il Benevento va a perdere contro l'Alessandria, si consolida al secondo posto, un punto in più, un risultato positivo che dà morale, soprattutto perché la squadra non era al 100% e oggi, nonostante non abbia tenuto in mano il pallino del match per tutto il tempo, è riuscita a sfruttare molte occasioni e a capitalizzarne nel migliore dei modi, andando a cercare angoli. C'è stata una cosa che forse poteva essere migliorata, ovvero l'imprevedibilità. Molte azioni costruite del Brescia, quelle che andavano nell'area piccola della Ternana, finivano sul secondo palo. Solito cross dalla destra andava a finire sulla sinistra, dove entravano in area 3-4 giocatori. Una lettura del gioco che è stata fatta con attenzione da parte dei difensori della Ternana. Sørensen e Celli hanno fatto buona guardia, ma il resto proprio della difesa, anche quando è entrato Ndiaye, è riuscito a dare solidità e compattezza con un Brescia che si affidava al gioco aereo per battere Jannarilli. In questo caso troviamo il Brescia quindi secondo in classifica, la Ternana dodicesima, lontana dalla zona playoff, ma a mio modo di vedere non così vicina alla zona playout. È una Ternana che in ogni caso fa gioco e garantisce imprevedibilità con i due trequartisti. Faglietti prima, Peralta poi, hanno dato veramente il brio, la frizzantezza alla partita lì davanti. Donnarumma è una punta che, se è in giornata come l'abbiamo visto oggi, ha bisogno solo di sbloccarsi nel gol, perché poi è una punta completa capace di fare reparto da solo. E il centrocampo con Defendi, Salzano, riesce a far girare molto bene la palla, quindi ci sono delle ottime basi su cui ripartire, e questo al pareggio contro una grande squadra che è quella di Inzaghi, può dare sicuramente solo che morale positivo per affrontare la prossima settimana d'allenamento. Il Brescia è una squadra ormai consolidata, dovrebbe fare quello scatto in più per tenere testa al Pisa, ma tutto sommato, per come era partita questa rosa 2 anni fa, perché secondo me tanti giocatori si stanno valorizzando in questo periodo, secondo me è un progetto che prosegue a gonfie vele. Ayew oggi non era in giornata, Cistana poteva fare qualcosa in più a livello di tagli e conclusioni, essere più pulito, così come Sabelli, ma rimane una rosa, quella di Inzaghi, molto solida e che ha dei principi di gioco, un gioco codificato, imparato nei minimi dettagli e che riesce a rendere tutto sommato, perché oggi è un punto, secondo me, conquistato con una Ternana così vogliosa di cercare la vittoria in modo più che pulito. In ogni caso, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando, dite la vostra, io vi aspetto sempre lì e soprattutto iscrivetevi al canale, che così ci vediamo alla prossima.